Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi andiamo a vedere degli errori da non fare assolutamente quando andate ad eseguire uno dei classici esercizi per gli addominali, ossia il crunch. Ecco, chi di voi vuole essere allenato da me, vi ho messo dei contenuti gratuiti, potete accedere dal link che trovate qua in descrizione. Sarà per me un piacere potervi allenare, ma anche solo semplicemente farvi vedere come lavoro io attraverso tutti i materiali gratuiti di allenamento che ho preparato. Quindi è veramente comodissimo, vi iscrivete al programma che è più adatto alle vostre caratteristiche e proviamo ad allenarci insieme. Così è un modo per andare a migliorare. Ma adesso vi faccio vedere gli errori da non fare nel crunch, perché il crunch è uno di quegli esercizi molto utilizzato, a volte fin troppo spesso. A un certo punto devi cambiare. Quando vedi che il crunch è troppo semplice, devi metterci delle varianti. Comunque, gli errori da non fare. Praticamente, ti metti a terra. La versione base prevede di mettere i piedi appoggiati a terra, mani dietro la nuca e parti da questa posizione, con le spalle in appoggio sul pavimento. Da qua ti sollevi, cercando di alzare le spalle, cercando di non muovere troppo la testa. Diciamo che la distanza tra mento e il petto deve sempre rimanere invariata, e vai a fare questo movimento di arrotolamento, schiacci, diciamo che vai a comprimere l'addome. In questa fase qua potresti persino pensare di andare a risucchiare l'addominale, così c'è una tensione maggiore sul retto dell'addome, e poi torni giù. Quando ti sollevi butti fuori l'aria. Ecco, quando fai il crunch non devi venire su troppo, perché mi vai a caricare sulla bassa schiena e diventerebbe un sit-up. Importante, quindi errore, non staccare la parte bassa della schiena, fare il movimento sempre controllato, non a scatti, non muovere troppo la nuca. I gomiti li puoi tenere più stretti, più aperti, non è questo un errore se il movimento sul, diciamo, non è questo un errore se il movimento che vai a fare sulla parte centrale è corretto. Gli errori principali sono questi: respira regolarmente, quindi non fare l'esercitazione in apnea, ma respira ogni contrazione. Quando ti contrai, butti fuori l'aria. Come fare a rendere questo esercizio più difficile? Beh, molto semplice. Potresti in prima battuta anche solo semplicemente staccare i piedi in questa maniera e vai a fare questo esercizio qua di crunch con i piedi sollevati. Lo vuoi rendere ancora più difficile? Potresti mettere le braccia sollevate così e fai il crunch in questo modo. Ti assicuro che si sentirà tantissimo. Se hai delle zavorre potresti prendere anche dei pesi, ma se lavori solo a corpo libero potresti poi andare a fare anche un doppio crunch che prevede anche il movimento delle gambe. Quindi da questa posizione ti chiudi quasi a libro e torni in posizione. Ti chiudi e torni, ok? Questi sono tanti suggerimenti utili per i tuoi allenamenti, per riuscire ad allenarti in maniera ottimale. Se ti piace un po' tutto quello che faccio, continua a seguirmi, dai una bella spolliciata come dico sempre, iscriviti al canale, ogni giorno sono qua per cercare di darti le maggiori e le migliori informazioni per allenarti alla grande. Continua a seguirmi, ci si vede in un prossimo video. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!